Buon samurai a tutti. Trasmissione numero 32 dell'11 di aprile. Oggi è la giornata mondiale del morbo di Parkinson, malattia descritta per la prima volta da James Parkinson nel 1817. Ma, è anche il 101° anno bisesto voluto da Caio Giulio Cesare nel 46 a.C., quindi oltre un centenario di sfortune varie con l'anno bisesto. Ed eccoci alla nostra trasmissione. Oggi parleremo del karate, che per noi è il famoso nodo di Gordio, qui ci vorrebbe un nuovo Alessandro Magno a risolvere il problema, e avremo come ospite Sean Henke dal Lago Maggiore, presidente della FESIC, che tra l'altro ha un riconoscimento dallo Stato italiano numero 421 del 10 luglio del 2003, per chi non lo sapesse. Benvenuto, caro Sean. E con lui, dal karate passiamo al kung fu, anzi dovremmo fare il contrario, il kung fu e va al karate, con Sifu Severino Maestrello, che è, diciamo, uno dei nostri aficionados, sia nel vecchio tempi di samurai che oggigiorno sulla nostra TV Channel, Samurai Channel. Bene, benvenuti alla nostra trasmissione e, come si dice, subito, visto che non ci hanno fatto saluto, neppure buongiorno, eccetera, noi comunque andiamo avanti subito, frase di apertura. La realtà, a differenza dei sogni, è priva di elasticità. Lo ha detto Yukio Mishima. È stato un grande personaggio, leggendario personaggio che si è fatto il Karakiri a Tokyo di fronte all'ambasciata degli Stati Uniti per dimostrare ai giapponesi che bisognava cambiare aspetto, tornare al passato. È stato un grande romanziere, letterato di fama mondiale, non ha mai vinto l'Oscar, anche se l'Oscar, il Nobel, anche se è stato proposto più volte. E prima di entrare in trasmissione, l'arte del possibile, la politica. E andiamo subito con la nostra sigla. Nuovo censimento dell'impiantistica sportiva. Sport e salute e conferenze delle regioni, assieme per il piano regolatore nazionale. Un censimento per mappare tutto il territorio da diventare una banca dati capace di guidare le politiche pubbliche, giungendo ad un piano regolatore nazionale dell'impiantistica sportiva. È il percorso che ha preso via il 28 marzo con la firma del protocollo d'intesa tra Sport e Salute, la conferenza delle regioni e province autonome, alla presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Il Presidente del Consiglio Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi le atlete della squadra italiana che hanno dominato in Europa. La pallavolo italiana trionfante in Europa, ricevuta a Palazzo Chigi per la settima volta nei precedenti anni 19, 2009, 2006, 2005 e 2087. I tre trofei assegnati stagionalmente dalla CEF saranno messi in bacheca da un club italiano e oggi una delegazione delle squadre vincenti, la Reale Mutua di Chieri, 76. La Gorgonzola Novara, vincitrice del CEV Challenger Cup e delle finaliste Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano, che si contenderanno la CEV Champions League il 5 maggio ad Antalya, che è stata ricevuta, lo ripeto, dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'incontro hanno preso parte Giovanni Malagò, il presidente del CONI, il segretario generale CONI Carlo Mornati, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, il presidente della FIFA Giuseppe Manfredi e il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris. Malagò, situazione impiantistica sportiva in Italia mai così drammatica. Serve un piano Marshall.
Siamo ai vertici dei risultati sportivi, e una faccia brutta di questa medaglia è che non siamo mai stati in un momento così drammatico dell'impiantistica sportiva in Italia. Lo ha detto recentemente anche il ministro Bodi, ma la situazione è pietosa ed è riconosciuta da tutti, anche dalla politica. Così Giovanni Malagò, presidente del CONI, nel corso della giornata nazionale dell'impiantistica sportiva in corso al Salone dell'Oro del CONI. E adesso, saltata la politica, che come avete visto è sempre molto complessa e soprattutto i problemi non si risolvono, questa è la situazione più grave. Andiamo subito con i nostri ospiti. Caro Sean Henke al Lago Maggiore. Vediamo se lo recuperiamo. Eccolo qua. Caro Sean. Hai da poco terminato il campionato nazionale preagonisti FESIC, categoria ragazzi 6-14 anni, il 5-7 aprile a Montecatini Terme. Ci racconti com'è andata la tua gara e il perché di questo evento dedicato ai ragazzini 16-14 anni, che è un po' una novità, se vogliamo. Allora, il campionato preagonisti di Montecatini è andato molto molto bene. Abbiamo avuto oltre 1500 iscrizioni, quasi 180 squadre, rappresentanza di un centinaio di società provenienti da tutta Italia. Abbiamo praticamente mantenuto gli stessi numeri dello scorso anno e del periodo pre-Covid, questo è estremamente importante. In questa occasione, per la prima volta, abbiamo deciso di svolgere il campionato in tre giornate, da venerdì pomeriggio fino a domenica mattina. Questo ci ha consentito, e ha consentito a tutti i partecipanti, di poter rientrare nelle proprie dimore, delle ore accettabili, perché noi sappiamo perfettamente quando inizia una competizione di karate, ma molto spesso non sappiamo mai quando finisce. Abbiamo adottato il sistema per la prima volta per il Katà, una soluzione che in certi versi è stata sicuramente vantaggiosa, ma che in definitiva non ha raccolto, diciamo, il consenso generale, soprattutto da parte dei genitori. Quindi dovremo rivedere un pochettino questo sistema. Noi di solito i campionati li facciamo qua a Montecatini e a Rimini, perché sono due località apprezzate dai tecnici e dai genitori. E voglio ricordare che sempre a Montecatini avremo fra un mese il campionato riservato agli agonisti, quindi coloro che vanno dai 15 anni, cadetti fino ai veterani, e poi il mese successivo il campionato riservato al karate tradizionale, che in questa occasione sarà aperto anche ad altre organizzazioni italiane, oltre al settore di karate contatto. Ora, tu mi dici perché lo facciamo? Noi lo facciamo già da diversi anni, perché riteniamo che la competizione per i ragazzi sia estremamente importante. Importante perché aiuta a crescere, perché aiuta a formare il carattere, soprattutto in tenera età, perché aiuta a capire quali possono essere i propri limiti e comprendere che questi limiti possono essere tranquillamente superati attraverso un allenamento più intenso, a capire che nella vita si può vincere e si può anche perdere, che bisogna avere la forza poi di risollevarsi ad ogni sconfitta, perché se è vero che la medaglia è estremamente importante, è altrettanto importante la strada che un atleta deve percorrere per raggiungerla, attraverso ovviamente la dedizione, non tanto il sacrificio, perché è una parola un po' negativa, proprio attraverso la dedizione e attraverso il rispetto e l'educazione, due principi sui quali noi battiamo molto molto spesso. Dobbiamo ricordare che la FESIC è stata poi la prima organizzazione in Italia ad aprire al comité bambini, con le protezioni, con le maschere, il corpetto, una formula che poi è stata copiata a livello sia nazionale che internazionale. Per cui noi abbiamo un progetto per i giovani e vogliamo continuare su questa strada. Caro Sean Presidente,
So che c'è pressione da parte della, diciamo così, la federazione ufficiale, o quella riconosciuta dal CONI, per essere più precisi, in merito alla sigla federazione, nonché alla vostra attività fuori dal complesso, diciamo, delle strutture federali. Cosa mi dici? Quali sono i tuoi intendimenti su questo tipo di politica? Ma guarda, la pressione nei confronti della FESIC c'è sempre stata, fin dalla sua fondazione che è avvenuta 30 anni fa. Evidentemente abbiamo lavorato bene, continuiamo a lavorare bene e diamo fastidio a qualcuno. Abbiamo un'attività che coinvolge ogni anno migliaia di praticanti in tutta Italia, che si riconoscono poi nel nostro statuto e nel regolamento di gara soprattutto. Dobbiamo pensare che da quando la FESIC è nata abbiamo formato 13.000 tecnici, è un numero importante, estremamente importante. Ma mi pare di capire che si voglia colpire più l'aspetto agonistico che quello formativo. Dalla sua fondazione la FESIC non ha mai ottenuto sponsorizzazioni né ricevuto sovvenzioni da parte del CONI o dello Stato italiano, ma si è sempre sostenuta da sola attraverso le affiliazioni, attraverso gli stage, attraverso i seminari, le competizioni. E ha sempre cercato di reinvestire sulla promozione di un karate educativo, sociale, inclusivo. E sì, anche agonistico, ma sempre, sempre finalizzato ai precedenti aspetti. Troviamo che sia una pressione, ma un po' discriminatoria nei confronti di un'organizzazione che ha sempre svolto la promozione del karate con passione e dedizione, in totale autonomia economica e senza fini di lucro. Ora, alla FESIC non interessa lo sport professionistico, siamo tutti dilettanti, non ci interessano le Olimpiadi, ma intendiamo continuare a svolgere un'attività formativa ed agonistica come è sempre fatto dal 1993 ad oggi. Ci sono sicuramente dei progetti sui quali stiamo lavorando, anche con altre realtà nazionali, forse in questa sede è un po' prematuro parlarne. Dobbiamo confrontarci ovviamente e portare avanti quello che riteniamo un progetto estremamente valido, solido e competente. In ogni caso, ci sono dei principi costituzionali che tutelano il libero associazionismo e a un qualsiasi attacco ci sarà sicuramente da parte nostra una difesa. Hai detto alcune cose molto importanti, ma dobbiamo, cioè, quando è nata la FESIC, c'erano già dei rapporti di un certo tipo, ma dei rapporti che con tuo padre in particolare, Sì. con tuo padre Carlo, con il presidente Matteo Pellicone, Pellicone, sì. agli europei di Trieste, si è stato fatto un lavoro comune per cercare di migliorare le relazioni, non creare dei problemi di un certo tipo. Ma hai toccato un tasto importante, l'affiliazione delle società. Con la nuova legge come funziona? Come può funzionare? L'affiliazione all'interno di una federazione? È questo che intendi, Sì, Spartaco? proprio questo intendo. L'affiliazione, noi aderiamo ad un ente di promozione sportiva, che è il Centro Sportivo Italiano, CSI. Dovete tenere presente una cosa, che la federazione non è un'associazione sportiva dilettantistica, è un'organizzazione italiana che ha un suo statuto e che segue tranquillamente le linee corrette e fiscali. Riesce a, cioè, organizza il tutto attraverso una ASD che è all'interno di Sport e Salute e
organizzazioni si possono tranquillamente affiliare, e una volta che si affiliano alla FESIC, si affiliano anche automaticamente al CSI. Beh, Io penso. diciamo che Sì. è un problema piuttosto impegnativo questo. Molto impegnativo. Sì. Adesso poi con la nuova legge sullo sport abbiamo praticamente anche raddoppiato il lavoro in segreteria, perché stiamo seguendo le regole che ci vengono impartite. Ad esempio, il CSI nel tuo caso. Ti difende da questo tipo di concetto che ti attaccano la federazione per la tua lungimiranza, per l'attività e soprattutto per la parte agonistica che non è primaria, perché per voi è primario la formazione, è chiaro, ma Sì. il CSE vi difende oppure è lì come un Il ombrello che c'è? CSI è un ottimo interlocutore con noi. Noi abbiamo avuto in passato altri enti di promozione sportiva. Col CSI ci troviamo estremamente bene, non posso dire assolutamente nulla, sia con il presidente che con il referente per quanto riguarda il karate. Ci aiutiamo a vicenda, organizziamo a vicenda degli eventi e ci riteniamo tutelati sicuramente dai vertici del CSI stesso. Io penso che nelle competizioni non si debba parlare di politica. Così come anche nella formazione e quant'altro. Io ritengo che lo sport sia di tutti e tutti ne devono usufruire indipendentemente dalle sigle. Gli CSI, non dimentichiamo che ti è stato dato in gestione o in operativo il centro in Toscana, dedicato proprio a Carlo Henke. Se ne vuoi parlare, perché sicuramente molti dei nostri ascoltatori o l'hanno dimenticato o non ti hanno visto all'apertura di questo centro. Sì. Per noi è un po' un fiore all'occhiello perché abbiamo individuato in centro Italia, perché parliamo di Campi Bisenzio, quindi a 2 passi da Firenze, un centro, la Fondazione Spazio Reale, che è gestito dal CSI stesso ed è un posto, riteniamo, meraviglioso. Ha diverse sale, diverse aule di formazione, ha 2 campi. La pratica, ha un ottimo ristorante, un ottimo albergo e lì abbiamo deciso di intitolare mio padre, al primo presidente della federazione Carlo Henke, proprio questo centro e avere un centro fisso per le nostre attività. Ovviamente lì non potremmo andare a fare i campionati nazionali, anche perché abbiamo bisogno di tante tribune per i genitori, per il pubblico, e lì non ce ne sono, c'è cioè soltanto parterre e di conseguenza andiamo a svolgere attività didattica, stage per gli arbitri, per i docenti e tutta la formazione che può servire, raduno delle squadre nazionali. E nient'altro, perché le competizioni, come dicevo prima, sulle competizioni abbiamo bisogno per forza di un palazzetto dello sport. Caro Sean, tra un mese, anzi Sean, perché adesso ce l'hai messo in mente Sean, non ti canto la musichetta di Morricone, che è molto simpatica, anzi, bellissimo quel film tra l'altro, io mi ricordo alcuni punti Giù la testa, particolari della sì. guerra irlandese, gli irridenti irlandesi, veramente un film fatto estremamente bene. Ma fra meno di un mese, anzi tra un mese esatto, l'11-12 di maggio saremo a Ferrara per Sì. la Coppa, il Grand Championship dedicato a Igio Gasara, nonché a Carlo Henke appositamente, e abbiamo aggiunto
nel contesto del tutto anche una coppa dedicata a Ivao Yoshoka, che ci ha lasciato poco tempo fa. Pensi che questa gara, dove abbiamo invitato tutti, sia gli enti di promozione, tra i quali i più grossi, hanno già aderito, come l'US Acri, come ad esempio la Libertas, ad esempio il CSI e così via, pensi che potrebbe essere questa una risposta di volontà per dare un segno tangibile a Roma su quello che noi vogliamo fare e cosa si vorrebbe fare? Sì, io penso a queste competizioni che uniscono più organizzazioni nazionali. Come ti dicevo prima, io penso che nelle competizioni non vi debba entrare la politica, perché le competizioni sono un momento di aggregazione, di confronto, vi sono le organizzazioni che preparano gli atleti alle Olimpiadi, vi sono le organizzazioni che invece fanno dell'inclusività il principio più importante. Diciamo nello spirito di De Coubertin. Il karate deve essere di tutti. Il karate è per tutti e tutti ne devono usufruire. Bisogna lasciare la libertà di scelta ai praticanti, a coloro che non si riconoscono magari in determinati regolamenti. È un tipo di karate ben diverso dal passato. Noi della Pesi che non abbiamo sicuramente la presunzione di praticare il karate migliore o il karate migliore degli altri, ma abbiamo tante adesioni, siamo ancora dopo tanti anni a parlare insieme e un motivo ci sarà sicuramente. Anche se il karate è frammentato, Spartaco, io penso che lo sport debba unire sempre e comunque. Anche perché siamo coinvolti dalla medesima passione, che poi è la disciplina sportiva che stiamo praticando. Io penso che una competizione che riunisca tante sigle, perché oltre alla Pesi, che sappiamo che c'è la FICTA, non vedo l'ora di rivedere il presidente Achilli, al quale sono legato da un'ottima amicizia e una profonda stima, anche alla FIS, alla FIAM, e penso che sia estremamente importante far capire che il karate non è racchiuso in un'unica organizzazione. Il karate in Italia è frammentato, va bene, ormai lo sappiamo, ma il karate è il più. Oltre a questo vorrei concludere anche ringraziando te e gli organizzatori sicuramente per aver pensato al nome di mio padre quando sarà assegnato il titolo di Gran Champion di Comitè. Questo vuol dire che in passato ha lasciato un segno sicuramente indelebile nel mondo del karate. È estremamente gratificante anche per me, che sto seguendo un po' le sue ore. Beh, diciamo che il rapporto Gasara-Henke è stato un binomio incredibile. Gasara ha difeso la sua scelta in Giappone e Carlo ha difeso la sua scelta in Italia. Quindi è un abbinamento che è indiscutibile dal punto, verrà la nipote di Gasara alle premiazioni col marito. Quindi avremo la certezza che questo rapporto si cimenta e là in Giappone li ricordano tutte e due con grande simpatia e affetto. Concludo, il Jiu-Jitsu a Roma ha trovato una via comune per il concetto di stare assieme, cioè la casa del Jiu-Jitsu aperta a tutti. E ha funzionato perché già 12-13 organizzazioni fanno parte di questo contesto. Ma non si potrebbe anche fare per il karate? Qual è la differenza? Uomini. Dipende dagli interlocutori, Spartaco, solo da quello, perché da parte nostra c'è l'ampia apertura al dialogo, a discutere, a parlare su qualsiasi cosa. È logico che noi abbiamo 30 anni di storia alle spalle e vogliamo
vogliamo continuare sulla nostra linea, perché karate, le motivazioni per cui il karate è diviso, se oggi magari possono essere un po' a livello economico, la nascita di tante organizzazioni può essere dovuto a questo, prima invece le motivazioni erano politiche, ma legate più che altro al regolamento tecnico, regolamento arbitrale, alla strada che si voleva percorrere. Noi della Fesica siamo sempre stati al centro tra lo sportivo e il tradizionale. Forse è stato questo il nostro successo maggiore, ma indipendentemente da tutto questo, ritengo che si possa tranquillamente parlare, seduti a un tavolo, discutere anche su un'unione di intenti, perché no? Così come è stato fatto tra FICAM e FICTAM, questa convenzione, adesso non c'è più, però c'è stato per un periodo di tempo, si può fare anche con altre organizzazioni italiane. Certo, non si può chiedere di rinunciare a tutte quelle organizzazioni internazionali e all'affiliazione di organizzazioni internazionali e pensare che il karate sia uno e basta. No, il karate non è soltanto uno, il karate non è soltanto di quell'organizzazione internazionale, ce ne sono tante altre. E proprio per il principio di inclusività riteniamo che si possa discutere, ma capire che il karate è di tutti. Come diceva Alessandro Manzoni, hai posto la tua sentenza, quindi aspettiamo che si muova qualche cosa. Chissà, magari con il nuovo quadriennio si potranno riaprire delle cose. Quindi a questo punto, caro Sean, noi ci vediamo a Ferrara e mi auguro che tu possa Volentieri. venire anche alla conferenza stampa del giorno 7, martedì 7 di maggio. È un po' più difficile. È un po' difficile, va bene? Purtroppo Allora, sì. ti prometto di portarti un pane ferrarese, così tra il 7 e l'11 hai tempo di... Grazie. Benissimo. E alla prossima trasmissione e soprattutto grazie di averci così onorato della tua presenza. Va bene? Grazie Grazie, dell'invito. Un grazie abbraccio forte a tutti a te. e a te, Spartaco, e anche a Severino, che è stato in fisica Che è diversi stato in anni. fisica anche lui. Abbiamo scelto bene, quindi tra tanti Kung Fu abbiamo scelto quello ex fisic, dico bene. Perfetto, bene. Adesso mentre salutiamo Sea e tu Severino fai 10 flessioni e ti prepari, noi andiamo subito con Vivi Sportivo. Via con la sigla. Stage nazionale aggiornamenti tecnici FICTA a Sassomaggiore Terme. Si è rinnovato il successo del raduno delle scuole del maestro Yoshi Shirai, classe 1937, e del presidente Gabriele Achilli, presente il segretario generale maestro Giuseppe Perlatti, e per il chi Maui, l'ultima diciamo, valutazione personale della scuola di stile del maestro Shirai, il maestro Marco Pocaterra. Lotta, rapina Baku, Camizzo sfiora la qualificazione. La sfida rimandata al torneo mondiale di Istanbul, 9-11 maggio, e che qualificherà tre lottatori per ognuna delle 18 categorie di peso, tra libera maschile e femminile greco-romana. La voce, corre voce che la federazione, la FILCAM, farà opposizione alle scelte arbitrali e che l'arbitro verrà perlomeno richiamato dopo la decisione della semifinale del nostro atleta Camizzo. Calendario dell'attività, piuttosto impegnativo questa settimana. Nike Kick Out 9, sabato 13 aprile
Pala tagliate a Lucca, 5, 6, 7. Centro Man Fight, 100 combattimenti consecutivi, 3 ore e 20 minuti. Dimostrazione di beneficenza in favore del GOAP, Centro Antiviolenza, con Sensi Ilasia e con il patrocinio della WKKO e della FIC, 13 aprile a Grado. Nando Balzarro, Kata Kione Kumite, Potenza, domenica 14 aprile. Giochi Primavera Karate, Fitta Easy, Salso Maggiore Terme, domenica 14 aprile. US Acli Karate promuovono i campionati nazionali Centro-Nord a Cornaredo, Milano, il 14 aprile. Centro-Sud a San Severo, Foggia, il 14 aprile. Donna 7, corso gratuito di difesa personale femminile, impara a difenderti. Inizio il 17 aprile, promosso dal dojo Araghi e FIT presso il comune di Mureggio. Campionato nazionale Kwankido a Rovereto, Trento, il 14 aprile. La SCHI promuove 18° trofeo dell'amicizia. Novo Memorial Alessandro Scarpello. Gara nazionale di comité tradizionali individuali a squadre a Palermo il 14 aprile. Campionato regionale Piemonte Valle d'Aosta Kata e Comité il 14 aprile a Mondovì. Taekwondo 21° trofeo Gale a Belgrado, Serbia. Open Palazzetto dello Sport a Ranko Zeravica, Belgrado, Serbia 12-14 aprile. Trofeo Italia Judo Abruzzo Pattinodromo di Pescara, 13 aprile. Trofeo Italia Judo Veneto, Palacicconia, Ponzano, Veneto, Treviso, 13 aprile. E adesso invito alla conferenza stampa di lunedì 15 aprile alle ore 11:30 presso il locale del Centro Cultura Cinese, in via Paolo Salpi 26. A Milano per presentare l'evento 26° Chinese Tai Chi Festival di Milano dal 27 al 29 aprile. Weekend intenso per il Jiu-Jitsu, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, 26° International Master Budo Seminar e Competition, Grado, organizzazione Xi'an Giovanni Di Meglio, JKKF. Sabato 13 aprile, State Tecnico Jiu-Jitsu, Forlì. Organizza Soke Carlo Pari, saranno presenti GS Bertoletti e Anshi Giancarlo con gli Otassis. Domenica 14 aprile, Stage Jiu Jitsu, organizzato dal Consen a Bari, direttore tecnico Roberto De Ronzi. Organizza lo Xen Bari di Gian Roberto De Ronzi. E adesso è tempo di passare la mano al maestro Sifu Savino Maestrello. Che vorrei però prima ricordare che noi siamo sulla TV, Wild TV Brescia, siamo sui canali 810 di Sky e canale di Terrestre 176, sempre grazie al supporto della Leonessa di Brescia, Lia Salvetti, presidente del Bushido Palestre, nonché Luciano Rocca, il fondatore della Bushido Palestre e del suo stile di Jiu-Jitsu. Bene, adesso, caro Severino Maestrello, che sei lì in lunga attesa, hai finito le flessioni, incominciamo subito a chiacchierare. Sei pronto? Ben trovati, sono Adesso, soprattutto. Ben trovati a tutti, ringraziamento al maestro Spartaco per l'invito, che ormai ci conosciamo da tantissimi anni e ha sempre supportato le nostre attività e naturalmente un caro saluto a Sean, che come ricordava militavo nella FESIC fin dall'inizio e complimenti per il lavoro che sta svolgendo. Tu sei, cioè, diciamo, uno dei karateka di prima generazione, se vogliamo, anzi di seconda generazione. No? Hai dedicato molti anni di studio approfondendo il taoismo e il buddismo, giusto? Quindi sei passato da una disciplina esterna a una disciplina interna di un certo tipo.
perché è Quindi sempre stato un po' la vuoi mia. tu presentare un po' la tua caratteristica, il tuo tipo di Kung Fu, chiamiamolo così, perché è importante che i nostri ascoltatori capiscano la differenza del tuo stile, chiaro che come abbiamo messo questa mattina è estremamente, estremamente chiaro e preciso, giusto? Nel rispetto degli altri stili di Kung Fu. Certo, ma Watang, giusto? ci mancherebbe. Appunto, come accennavi all'inizio, la mia ricerca mi ha sempre portato ad andare all'origine. Perciò ho iniziato con il karate giapponese, per poi passare al karate di Okinawa, dove ho avuto una bellissima esperienza proprio anche a Okinawa stessa, e per poi passare, avevo già iniziato prima, per passare agli cosiddetti stili interni, appunto Tai Chi, Pakua e Qigong. E questa mia ricerca mi ha portato soprattutto, e così anche un modo per ricordare, questa è ecco, una foto, eravamo a Shaolin con il mio maestro Sifu Toyu e Sifu Li Kangui. E proprio grazie, qua eravamo a Shaolin, mi sembra nel 2010-2009, una cosa del genere. E proprio grazie a Li Kangui, che purtroppo è scomparso da pochi giorni, appunto qua vediamo Li Kangwin e il mio maestro Toyu, è un altro pezzo di storia che se n'è andata, una storia importante. Lui era caposcuola del Jixin Tan Lang, mantide delle sette stelle, ma soprattutto era anche un grande ambasciatore, nel senso che faceva come possiamo dire, presentava gli stili che si stanno perdendo, gli stili antichi di Kung Fu che si stanno perdendo, e grazie a lui con Li Kangwin ho sempre avuto rapporti dal 1997 in poi. L'ultima volta che l'ho visto è proprio stato quest'estate a luglio a Hong Kong, e c'è stata questa morte improvvisa che ha sconvolto tutta la scuola. E dicevo, grande pezzo di storia che se ne va, una grande persona che si è sempre dato da fare per mantenere la tradizione, perché gli stili tradizionali si sviluppassero, e ho avuto la fortuna, appunto, attraverso lui di conoscere poi il mio maestro, che purtroppo anche lui è partito nel 2021 all'età di 100 anni, e ho avuto anche la fortuna di essere allievo interno di Li Kangwin per quanto riguarda la pratica più interna del suo metodo, perciò il concetto del Qigong. Il Qigong dei 18 Buddha, che è una pratica molto antica e particolare, e del Didà, l'osteopatia cinese, e chiaramente mi ha insegnato anche l'uso delle erbe, tant'è che mi ha dato anche il permesso di produrre il famoso olio, che te ti ricorderai bene, Spartaco, perché quando lo produceva a San Shipo, in quartiere a Hong Kong, si sentiva l'odore dell'olio in tutto il quartiere. Perciò un L'olio, grande ma anche del famoso, ricambiamento. non solo Severino dell'olio, ma anche del famoso Druk Liquid con dentro i pezzi di serpente, tutte le altre cose, eccetera. Mi ricordo che quando sono stato da lui a Hong Kong, e abbiamo fatto una piccola importazione di questo, il Kung Fu Druk Liquid, no? Da usare per le mani, eccetera, eccetera. E insomma, era veramente, lui è stato come tu hai detto, un personaggio importante perché anche nella Marshall Commission di Hong Kong, lui dava degli intendimenti di un certo tipo, nella sua farmacia, che vendeva di tutto e così via, c'era anche lo spazio per fare allenamento. Cioè, cose che solamente certi personaggi che hanno vissuto in quel periodo possono capire, perché dire un nome di un maestro cinese oggi è facile, ma averlo conosciuto nel tempo, i sacrifici che hanno fatto per mantenere viva la loro arte, non è uno scherzo da ridere. Ma veniamo all'altra domandina Assolutamente. pipicchia pipicchia. Sì. Passata la pandemia, che ha bloccato tutte le realtà sociali, come va adesso la tua attività nel tuo centro di Padova? Allora, il centro di Padova, diciamo, stiamo ritornando piano piano, non siamo ancora arrivati al pre-Covid, ma ormai siamo vicini, ma soprattutto vedo molto entusiasmo per nuovi adepti, nuovi allievi. Comincio a vedere, si intravede una buona no, no, normalità. E quello che prima si accennava anche con SEA, e un'altra batosta per le associazioni, è stata questa nuova legge sullo sport, che
che complica praticamente, complica di parecchio la vita associativa delle varie scuole, perché chiaramente, come sai, la Budan Fustai Academy partecipano varie realtà associative e naturalmente a suo tempo abbiamo anche dovuto cambiare il nome da Budan Fustai Federation a Budan Fustai Academy proprio per non incorrere i problemi che si parlava prima. Diciamo, la politica sta, secondo me, più che aiutare lo sport, lo sta un po' pressando. Ecco qua, un altro, due maestri importanti, Quan Yu, che era rappresentante del Sua Jiao, quella con la maglia gialla, poi il Master Hao, che era un maestro di Feng Shui, e rappresentante della Tigre di Ferro, in camicia e cravatta, e tutti sono stati anche ospiti qua in Italia, e naturalmente il Gran Maestro di Kangui. Ogni volta che vedo queste foto, chiaramente, praticando per Hong Kong da più di 20 anni, così viene un colpo al cuore. Ecco. Beh, Bene. certo, vedere una tigre con la cravatta è difficile, eh? Vi Ma immagini? ti assicuro che era quello stile. Poi adesso è andato, chiaramente c'è il figlio, cioè Li Kamwin cercava di mantenere vive tutte queste tradizioni nel sud di Cina, che come sappiamo molti stili sono emigrati a Hong Kong, Sud Cina, Filippine, Macao, Sud America, E gli Stati Stati Uniti, una Uniti, con grossa parte l'avvento degli di Stati Uniti. la grossa parte degli Stati Uniti proprio con l'avvento di Mao Zedong, che Sì, tendeva a chiaro. cancellare le vecchie tradizioni. Io ricordo l'ultima volta che ho visto Lu Kai Min, ero andato a prendere Ma Fealong per la Pasqua del Budo, grande personaggio, eccetera, e veramente ce ne ha combinate di tutti i colori nel periodo della Pasqua del Budo, grazie anche al rapporto con Enzo Montanari, che anche lui, grande karateka della prima generazione, passato poi al Kung Fu, eccetera, eccetera, nello stile della mano di ferro, insomma. Ma Filong era un esperto dell'Iron Palm. Ma era Ma della mano di Filong. ferro, che insomma, lui rompeva tutto con le sue mani, Sì. Ho aveva delle mani conosciuto il veramente, figlio si può dire, di a ferro. Hong Kong. Ho conosciuto il figlio di Ma Filong a Hong Kong. È stato in Italia, ma non aveva gli intendimenti del papà. Era No, infatti no. un bravo maestro, ma diciamo, non aveva al suo interno quel carisma. Uno può imparare tutto nelle arti marziali, ma il carisma è una cosa che tu devi avere. Se non c'hai il carisma, tutto il resto è teoria, o tanta pratica. Ma questo era, diciamo così, il Ma Fealong figlio. Molto brava era anche la figlia, tra l'altro. Tra l'altro era molto Non brava ho anche la figlia di Ma conosciuto. Fealong. L'abbiamo vista lavorare a Hong Kong, con quella temperatura estiva pazzesca, a parte l'umidità. E dal punto di vista, tu sei stato uno dei primi a fare i corsi in video. Sì, Ecco, allora, e sì. adesso tutti fanno corsi in video, giusto? Fanno i filmini, tutti sono diventati giornalisti. Prima c'era un'Italia, erano tutti dottori, adesso un'Italia di tutti i giornalisti. Come vedi tutta questa capacità espressiva, Facebook, non Facebook, eccetera, eccetera? Allora, ti ringrazio della domanda. Allora, come sempre, sai, sono stato un pioniere delle arti marziali interne in Italia, sai bene perché mi hai sempre dato il supporto per promuovere le mie attività. Appunto, quando diciamo, dal karate di Okinawa sono passato al Tai Chi, tutti mi sbeffeggiavano, cioè dicevano questo è matto, cosa fa, cosa non fa, anche se aveva una bella realtà, sono ripartito da zero. Però quello era dove mi portava il cuore. Poi nel 2015, proprio per dare, ecco qua sono con Maestro Li Kamwin, proprio nel 2015, proprio per, diciamo, sia appunto perché ho allievi che vengono da tutta Italia, sia per mettere, diciamo, uno storico, diciamo, sulle basi della mia scuola, appunto che è lo stile Fu, che arriva dal Maestro Fu Chen Song, che era considerato una delle cinque tigri
del nord che vanno al sud, che è stato il maestro del mio maestro, per, diciamo, come un aspetto, mantenere un aspetto. Qui eravamo a Butang col maestro di Kangui, qui al suo compleanno 3 anni fa, che per dare un aspetto, mantenere sia un livello tecnico in tutti i miei allievi e insegnanti in Italia, e eventualmente per chi non poteva avere delle sedi vicine, avere il fondamento appunto del Tai Chi e del Pakua, dello stile Fu. Non ti dico Spartaco, ne ho sentiti di tutti i colori, tant'è che appunto la mia piattaforma, che ha quasi 180 video, diventa una biblioteca molto importante, e soprattutto le video lezioni sono state programmate come delle lezioni, diciamo, uno a uno, cioè nel senso personali, cioè lezioni individuali, dove spiego passo per passo, che se uno si impegna può seguire tranquillamente, e chiaramente mi ha portato via 2 anni di realizzazione, sia per quanto riguarda il percorso, per quanto riguarda tutti i dettagli, eccetera, eccetera, e a quel tempo, in tempi non sospetti, appunto tutti criticavano questa mia scelta. E adesso, come dici te, tutti sono con questi video, con queste cose, però, lasciamelo dire con una punta di orgoglio, ancora nessuno è riuscito a fare qualcosa di strutturato come ho fatto io. E questo è il concetto, insomma, ecco. Bene. È un Allora, è concetto. maestrello con la I, non maestrello, sotto Severino, maestrello con la I. Ah, il maestro. Il tuo concetto è un po' il concetto che con Ennio Fassoni negli anni 1980, quando portammo la prima gara con le protezioni all'americana, ci dissero che eravamo matti, giusto? Che non si poteva fare il karate con le protezioni, eccetera. Oggi Mi ricordo. sembrano tu, e ti ricordi cosa non ci hanno detto? Non ci hanno Sì, scritto, perché a quel tempo lì perlomeno erano buoni. Ora che scrivevo una lettera raccomandata, ci arrivava dopo un paio di mesi con le poste italiane, andava bene. Ma il concetto è, guarda oggi non mettono più neppure le protezioni, hanno degli scafandri, no? Dove appena si toccano, giusto? C'è il panico, giusto? Telefonate, telefonino azzurro, cioè è diventato non più un'arte marziale, ma sì una roba, sì, facciamo anche quello. Cioè, si è poi, perso quello che è lo spirito vero della pratica. esatto, che poi nel 1980 aveva organizzato anche lo stage su a San Pellegrino, che io sono venuto in quell'occasione. Era una delle nostre basi fisse, sia per il karate, per le altre cose. Tutti i grandi maestri, abbiamo avuto da Valera, da Iwao Yoshoka, tutti sono passati un po' da San Pellegrino. Mi Diciamo ricordo bene, mi forse, ricordo bene. no, a Nambu abbiamo veramente, c'è stato, San Pellegrino era diventato un po' il centro, d'estate c'era San Pellegrino, non c'erano altri. Oggi gli stage sono tantissimi, i maestri sono tanti, diciamo tutti buoni, tutti bravi, però della vecchia guardia oggi sono rimasti veramente pochi, pochini, anzi per non dire pochissimi. Mancano 5 minuti prima di lasciarti. Questa volta hai visto che non ti abbiamo interrotto, l'altra volta No, ti abbiamo tagliato la lingua, mi ricordo benissimo, sai che tranquillo, tranquillo. ho ancora una buona memoria. Volevo ricordare un grande personaggio che ha calcato le scene nel mondo della kickboxing. Che ci ha lasciato pochi giorni fa, è Rob Kaman, 1960-2024. Era un olandese famoso per i suoi low kick, che ha reso celebre nel suo show la kickboxing, in particolare per la Pasqua del Buddha di Ennio Fassone, del sottoscritto. Rob Kaman ha iniziato all'età di 16 anni. E si interessò di arti marziali, iniziò ad allenarsi nel Pencak Silat. Dopo aver visto un combattimento dal kickboxer di Lucian Carbene, ha iniziato a allenarsi nella Muay Thai e nella kickboxing, alla Menjiro Gym, sotto Jan Plus, che aveva circa 19 anni. Nel 1980 Kanwan diviene combattente di classe A nei Paesi Bassi e ha vinto la maggior parte degli incontri,
per Capò. La svolta vera è stata la lotta con Blinky Rodriguez, il cugino di Benny Urquiza, che anche noi portammo alla Pasqua del Budo e lo portammo a combattere qui da noi, che mise a Capò nel secondo round con un calcio basso alla gamba. Quella fu la sua svolta internazionale. Da quel momento in poi Kama iniziò a combattere in Thailandia. Il 23 settembre dell'83 combatté contro John Moncayo per il titolo mondiale WKA di kickboxing. Kama lo ha eliminato al terzo round con un calcio basso ed è diventato il primo campione mondiale europeo WKA di kickboxing. Tanto ho citato alcune delle sue lunghe battaglie. Posso dire che un atleta, un fisico e un uomo così retto e bravo ne ho conosciuti pochi nella kickboxing. E Rob Kaman lo voglio proprio ricordare così, perché è stato veramente un personaggio. E legandolo al discorso della Pasqua del Budo, rinnovo gli auguri, anche se in ritardo, perché dal 4 di aprile al mio collega, giornalista, scrittore, grande karateka Ennio Fassoni, che è là sempre che ci guarda, anche se non può essere presente alle nostre manifestazioni. Bene, a questo punto, come si dice, vogliamo salutare il nostro Severino Maestrello, che ha aperto le porte al prossimo pranzo locugnano a Padova, giusto? Hai promesso? Mi senti? Benissimo, Vi aspetto sempre, ecco, volevo concludere appunto ecco. che E quindi. prima hai citato che è la giornata mondiale del Parkinson, no? Oggi quello che mi preoccupa un po', oggi il Tai Chi è un po', diciamo, tra virgolette, di moda, no? Perché il Tai Chi è chiaramente per la salute. Ci sono varie testimonianze che la salute fa bene. Però voglio mettere in guardia, cioè, non è che è come prendere un'aspirina. Cioè, o si rispettano determinati principi, determinate cose, perciò non è tanto più importante lo stile, perché come diceva il mio maestro, non è importante lo stile, ma come si fa il Tai Chi. Perciò se non si rispettano determinati principi, aspetti che lavorano sull'energetica. L'energetica è una scienza ben precisa, chiaramente, se no, come diceva il mio maestro, si muove solo l'aria. Perciò voglio mettere un po' sottolineare questo aspetto, che non è che far Tai Chi, cioè per far Tai Chi bisogna farlo su una determinata maniera, e allora ecco che ci sono tutti questi aspetti. E naturalmente non dobbiamo dimenticare che il Tai Chi è un'arte marziale, che chiaramente per arrivare, essendo molto complessa, essendo un'arte marziale interna, per arrivare a sviluppare l'aspetto marziale, o c'è un determinato percorso classico, oppure vedo oggi molte cose che per trasformare il Tai Chi marziale prendono da altre tradizioni e da altri percorsi. Perciò o lo si fa in maniera o si fa bene, o se no è difficile entrare nell'essenza del Tai Chi. E questo, caro Sorino, vale per tutti. O le cose si fanno bene o non si fanno. Come diceva un grande imperatore generale e poeta, soprattutto Marco Aurelio, facciamo le cose una volta sola, ma facciamola bene. Quindi questa è l'idea. E adesso, prima di Esattamente. salutarci, la famosa frase di chiusura. Alla fine della giornata io sono in pace perché le mie intenzioni sono state buone e il mio cuore è sereno. È un detto zen. Buon samurai a tutti e adesso lasciamo lo spazio e le altre trasmissioni di rete. Bene.